Era una partita non semplice anche per te, non dovevi giocare dall'inizio, poi si è fatto male Dinziti, è toccato a te, hai giocato, ci hai messo del tuo per questa vittoria, le emozioni personali, poi ti chiedo, vittoria pesantissima oggettivamente, si è messa bene anche per il ritorno? Sì, diciamo che è un risultato importante, è successo tutto in un attimo, mi hanno chiamato alla fine del riscaldamento che dovevo far veloce e aumentare il riscaldamento perché appunto ho avuto un problema a Gym City e niente, non ho avuto neanche tempo di pensare e quindi è andato tutto bene, poi il risultato è un buon risultato, però sappiamo che là sarà una partita tosta perché comunque sarà un ambiente molto caldo e dobbiamo riuscire a contenerli come siamo riusciti a fare stasera per poi ripartire e giocare davanti come sappiamo. È giusto pensare così, è giusto pensare che non è ancora fatta Caldara, però oggettivamente la qualità dell'Atalanta è stata superiore a quella del Valencia, cioè avete anche voi la sensazione di avere qualcosa in più rispetto ai vostri avversari, sincero? Ma io non mi fido mai delle squadre perché basta un gol per cercare, per magari la testa fa tutto, quindi non mi fido mai e quindi dobbiamo partire come siamo partiti adesso, pensando che siamo 0-0, dobbiamo cercare di riuscire anche a vincere là, però sappiamo che dobbiamo fare un'ottima fase difensiva perché sennò non si va da nessuna parte. Personalmente per te quanto è importante questa Atalanta bis? Ti vuoi riprendere la nazionale? Ti vuoi togliere qualche soddisfazione e qualche sassolino dalla scarpa? Ma per quello che riguarda me io lavoro per dare il meglio all'Atalanta e poi se arriverà anche la nazionale sarà una soddisfazione enorme per me, però adesso quello che penso io è lavorare bene tutti i giorni perché so che mi manca ancora qualcosa e spero che in queste settimane riesco a tornare al 100% che è quello che desidero più in questo momento. Mattia, sei venuto a San Siro col Milan per cercare la Champions League, torni a San Siro con l'Atalanta ed esordisci in Champions League, sensazione? Il destino a volte è molto strano e sapevo che dovevo farmi trovare pronto quando capitava il momento, il destino ha voluto che sia stato questa sera a San Siro e niente, sono davvero contento. È una risposta a chi forse ha creduto poco in te, non ti ha dato la possibilità che magari pensavi di meritare? Ma no, è una risposta per me stesso stasera, è una rivincita che prendo con me stesso perché sono stati un anno e mezzo molto complicato e quindi sono contento di come ho fatto e basta, voglio pensare solo questo. Grazie. Mattia, in Brasile diciamo questa Atalanta gioca bonito, gioca bello, no? Viste prima di questa partita, giocate come la PlayStation diciamo in Brasile, lo sapete già a memoria, come definisci questa squadra? Ma sappiamo come giocare, il mister ogni allenamento ci fa provare le cose fino allo sfinimento, però solo così riusciamo a fare i risultati che stiamo facendo, quindi dobbiamo continuare a lavorare partendo dalla fase difensiva per poi far fare quei tre davanti quello che sanno fare. Sei contento di ritrovare Toloi? Sì, molto, e Rafa ha un ottimo rapporto con lui e quindi sono davvero contento di giocare insieme a lui. Grazie. Ciao. Ciao Luca, grazie mille. Grazie. Ciao.